bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo da Catania, dell'inaugurazione dell'anno accademico. A Catania si registra un più 15% sulle immatricolazioni, ma sono sempre di meno purtroppo gli studenti che completano il ciclo di studi, quindi che riescono a laurearsi. Abbiamo intervistato il rettore Giacomo Pignataro, sentiamo. È un anno che iniziamo con grande ottimismo e fiducia. Quest'anno abbiamo registrato un incremento del 15% delle nostre immatricolazioni, che interpretiamo come un grande segnale di fiducia per la reputazione dell'Ateneo, per la qualità dei nostri corsi di studio e dei nostri docenti. Stiamo investendo ingenti risorse sul tutorato, sulle attività didattiche integrative e, nonostante non sia la nostra responsabilità, anche sul diritto allo studio. L'Italia laurea troppo pochi studenti e addirittura in questi ultimi anni abbiamo assistito a una fuga dall'università, non soltanto per ragioni di sfiducia e di rassegnazione, ma, cosa che ci rattrista di più, per ragioni di difficoltà economiche. Questo non è degno di un paese civile. È proprio su questa crisi di laureati in Italia ascoltiamo adesso al microfono di Francesco Bianco l'analisi del filosofo Massimo Cacciari, ospite oggi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico che si è tenuta al Monastero dei Benedettini. Realisti, sì, in un paese come il nostro, in cui abbiamo un tasso di giovani laureati che è la metà di quello dei paesi più forti europei, è pazzesco, semplicemente pazzesco, e in una situazione di questo genere gli iscritti all'università diminuiscono. Quindi non solo siamo in una situazione già disastrosa, ma la stiamo peggiorando. Quindi è necessario ovviamente investire nell'università, investire in ricerca, investire in diritto allo studio, perché se i giovani non vanno all'università non è perché non vogliano studiare, è che non ne hanno i mezzi ormai per andare a studiare. Quindi o cambia radicalmente la politica di questo paese, la priorità assoluta diventa ricerca, innovazione, studio, diritto allo studio, oppure l'Italia è destinata, al di là delle chiacchiere, delle prosopopee, delle sbruffonerie, a essere il fanalino di coda dell'Europa, dietro addirittura la Spagna, il Portogallo, la Grecia. E passiamo alla cronaca, sono in corso delle indagini a Pozzallo sul ferimento di due migranti giunti nel porto del Ragusano con delle ferite d'arma da fuoco. Sentiamo Francesca Glieri. Ci sono due migranti feriti tra quelli arrivati questo pomeriggio a Pozzallo. Portano i segni di colpi di arma da fuoco su cui gli agenti della squadra mobile di Ragusa stanno indagando. In arrivo nel porto siciliano, dopo i 481 già sbarcati ieri, ci sono altri 230 migranti. Le indagini serrate della polizia hanno permesso di individuare i primi quattro scafisti, che hanno tra i 21 e i 24 anni, mentre altri quattro, tra cui tre minorenni, sono in corso di identificazione. Durante le operazioni di accoglienza, i testimoni hanno raccontato agli investigatori di essere partiti dalla Libia a bordo di quattro gommoni e di aver viaggiato sempre insieme fino al salvataggio grazie alle navi della Marina Militare. Per il viaggio hanno detto di aver pagato $1,000 ciascuno. A Catania, un uomo di 33 anni è stato arrestato perché sorpreso mentre stava modificando delle pistole. L'uomo è stato beccato dai carabinieri durante una perquisizione alla sua abitazione in Contrada Codavolpe. Oltre a due revolver che sono stati inviati al RIS di Messina, all'interno della casa sono stati trovati anche 3.000 euro in banconote da 50 euro ciascuna. E ci spostiamo a Lentini, dove la Guardia di Finanza ha smascherato un tombarolo. Sentiamo Alessandra Romeo. Un vero e proprio tesoro archeologico è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza in casa di un 37enne di Lentini. L'uomo avrebbe trafugato e nascosto in casa più di 300 reperti e gli strumenti, tra cui metal detector, che sarebbero serviti per gli scavi. 138 monete antiche, due lectui, cioè vasi per contenere oli profumati prodotti ad Atene e sicilioti, tre contenitori frammentari databili tra il V e il IV secolo a.C., 12 ghiande missile, ovvero i proiettili in piombo usati dai greci durante le battaglie, una fibbia in bronzo di età bizantina e 245 frammenti metallici di varia natura. Non è ancora stato possibile identificare il sito di provenienza, ma è possibile che si tratti di una necropoli siciliana. Intanto domani tornerà a Morgantina la bellissima testa di Ade, detta di Barba Blu, di età ellenistica, trafugata nel sito negli anni 70 ed esposta finora al Paul Goethe Museum di Malibu, che l'ha restituita. Carne con coloranti in una macelleria di Messina, è intervenuta anche in questo caso la Guardia di Finanza. Ci colleghiamo con Blog Sicilia, dove c'è Claudio Porcasi.
Era di un rosso troppo vivo per non destare sospetti. La carne scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza all'interno della macelleria di un centro commerciale a Messina. Durante i controlli eseguiti su tutto il territorio della provincia, oltre alla carne adulterata sono stati trovati anche 5 lavoratori in nero. È stato quindi richiesto l'intervento degli ispettori del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP. Secondo quanto accertato, la carne veniva trattata per migliorarne l'aspetto, simulando la freschezza e quindi ingannando i consumatori. Il titolare della macelleria è stato denunciato per l'utilizzo di sostanze illecite e con la contestazione di violazioni amministrative delle norme igienico-sanitarie, per le quali dovrà pagare sanzioni da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 180.000. Operazione anticontraffazione a Mister Bianco, dove in un deposito sono stati scoperti circa 1,5 milioni di prodotti contraffatti o giudicati pericolosi. Sentiamo il servizio di Marco Zappalà. Scherzi di carnevale contraffatti, quindi ritenuti pericolosi, e anche articoli con le riproduzioni dei personaggi più noti dei cartoni animati. C'era di tutto nel deposito gestito da un cinese finito in mirino della Guardia di Finanza. A Mister Bianco i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 1,5 milioni di articoli, fra cui migliaia di giocattoli e maschere di carnevale di qualità scadente e non corrispondenti alle norme di conformità europea. Fra la merce sequestrata anche cosmetici come unghie finte, stickers e colla e tatuaggi non permanenti, tutte prive di indicazioni di sicurezza. L'uomo è stato denunciato. E si preannunciano disagi perché la AMT, l'azienda municipalizzata trasporti di Catania, è in stato di agitazione. Abbiamo sentito a proposito l'opinione di Romualdo Moschella di Faisa Cisal, che ci descrive cosa sta accadendo. Sentiamo. Continua la situazione di crisi all'AMT per un discorso di mancanza di fondi. Ad oggi abbiamo circa 45 mezzi in meno in circolazione, stanno finendo le scorte di gasolio e di metano e se non c'è un intervento sostenuto e immediato l'azienda rischia di fermarsi. Questo perché avviene? Perché l'azienda vanta un credito da parte del Comune di 26 milioni di euro, cioè tutto il 2015. Altri 18 milioni di euro ne deve la Regione Sicilia perché non ha pagato né il quarto quadrimestre 2014 né il quarto quadrimestre 2015. Inoltre ci sono gli arretrati dei contratti collettivi nazionali del lavoro, che stiamo parlando del 2012, 13 e 14, che lo Stato ha stornato questi soldi alle regioni, ma la regione non le ha girate in azienda. Quindi stiamo parlando di un'azienda che vanta abbastanza crediti e che rischia di affossare in un momento veramente critico, non solo per i lavoratori ma per tutta la città. Bene, era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi, l'appuntamento con la nostra informazione rinnovata domani, ma continuate a seguirci sui nostri giornali online di riferimento. Buon proseguimento! Si apre a Catania l'anno accademico. Quanti fuori corso!